Fondazione Famiglia di Maria San Giovanni a Teduccio, un altro istituto tra quelli iscritti all'UNEBA che rischia veramente di chiudere. Questo istituto ha forti difficoltà economiche, come gli altri, in quanto il Comune di Napoli da 3 anni non paga le rette. Ora vedremo gli sviluppi che ci sono dal punto di vista economico dopo l'incontro che il presidente Pasquale Adamo ha avuto con l'assessore D'Angelo, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, e se ci sono veramente le speranze che questo istituto possa continuare nella sua attività fondamentale per i vari bambini di Napoli, o se invece c'è il rischio concreto di chiusura al 31 gennaio 2012. Pasquale Adamo, presidente della Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio. Siamo qui ancora una volta per raccontare l'estrema difficoltà economica che vive questo istituto. Ci sono stati degli sviluppi dall'ultima volta che ci siamo visti? Non ci sono stati molti sviluppi dall'ultima volta. Le nostre difficoltà poi economiche non dipendono dalla gestione dell'istituto e della fondazione. In effetti noi ci troviamo davanti a una situazione che il Comune di Napoli non paga le rette oramai da 2008, tanto è vero che noi dobbiamo ancora avere due rette del maggio 2008 e luglio 2008, fermo restando poi tutto il 2009, 2010 e l'attività del 2011. Noi ci siamo trovati davanti a una condizione drammatica, nel senso che abbiamo un'anticipazione verso le banche, un'esposizione verso le banche di circa 300.000 euro. A fronte di crediti verso il Comune che sono abbastanza consistenti. Le banche, non avendo ancora certezza di quando il Comune possa incominciare a pagare, avevano detto che non ci potevano più anticipare altro. Fermo restando che queste anticipazioni per noi sono significate che un pagamento di interessi passivi negli ultimi 4 anni circa di 50.000 euro. E per poter continuare l'attività fino a giugno avevamo necessità di almeno altri 150.000 euro che potessero essere anticipati dalle banche. Davanti a questa situazione drammatica in cui le banche avevano risposto no, noi abbiamo fatto una comunicazione al sindaco il 27 dicembre dicendo che in queste condizioni noi non potevamo aprire, fermo restante il nostro dispiacere nei confronti del lavoro e dei minori e delle famiglie, perché in effetti non c'era proprio la possibilità materiale di poter pagare né il macellaio, né di poter pagare la luce, né di poter pagare il telefono, perché in effetti non avremmo avuto anticipazioni bancarie. Quindi in effetti il 27 dicembre voi avete inviato una lettera al Comune di Napoli in cui avete evidenziato le estreme difficoltà economiche e quindi la previsione di non apertura dal 9 gennaio in poi. Sì, perché in effetti non potevamo proprio impegnarci in niente, cioè non c'era la possibilità economica per poter avere una spesa, perché l'attività che viene svolta prevede molte spese, sia la parte che riguarda gli educatori, sia la parte che riguarda la struttura, sia la parte che riguarda la cucina, perché i ragazzi con noi stanno dalla mattina fino alla sera, tranne il periodo che poi stanno a scuola e che noi li accompagniamo. Noi pagavamo mediamente, abbiamo un costo di circa 400 euro al mese solo di gasolio per i mezzi per trasportare i ragazzi verso casa, portarli a scuola, quindi solo questa spesa viva come tale non riuscivamo a sostenere. E quindi a fronte di questa lettera qual è stata la risposta del Comune? Noi abbiamo avuto a dire il vero la vicinanza dell'assessore D'Angelo, il quale ci ha subito chiamato e abbiamo avuto addirittura una telefonata dall'assessore D'Angelo la notte del 31 dicembre per cercare di incontrarci e per vederci. E noi ci siamo visti il 4 gennaio, abbiamo avuto anche la vicinanza della Presidente della Municipalità, la dottoressa Anna Cozzino, e abbiamo fatto un incontro al Comune di Napoli con l'assessore D'Angelo, la Presidente della Municipalità, il consigliere Borriello che c'era, c'eravamo noi del Consiglio di Amministrazione. In quell'occasione l'assessore D'Angelo ci ha manifestato tutto quello che era il suo dispiacere se questo servizio fosse interrotto, anche perché il valore nei confronti del bisogno che c'era è altissimo. E ha detto che secondo le previsioni che c'erano nella ragioneria ci sarebbe stato entro la fine di gennaio il pagamento di un bimestre di maggio 2008. Più nei prossimi 2 mesi il pagamento di una fattura di luglio 2008. E lui si sarebbe poi ulteriormente impegnato nei confronti delle banche a cercare di farci avere un ulteriore fido e un tasso di interesse più basso in modo da poter avere anche in questo modo un ulteriore contributo per poter andare avanti. È stata, diciamo così, una soluzione per questo istituto? Come avete risposto a questa novità, se così possiamo chiamarlo? Noi abbiamo risposto che abbiamo un dovere nei confronti dei minori e nei confronti delle famiglie. Sicuramente questo dovere ci porta a dire se c'è una sola candela accesa noi dobbiamo andare avanti. E abbiamo detto ok,
andiamo fino al 31 gennaio. Se questa previsione, questo impegno dell'assessore D'Angelo si realizza entro il 31 gennaio, noi con questi due impegni e con il resto delle situazioni noi possiamo arrivare a fine anno scolastico a giugno. E quindi di fatto abbiamo detto noi il 9 gennaio riapriamo, perché non possiamo diciamo, lasciare i ragazzi in mezzo alla strada. In questo periodo ci sono state vicino, perlomeno vicino, ci siamo stati affiancati molto anche dalle mamme, le quali avevano subito avuto il segnale di quello che stava accadendo. Noi le avevamo avvisate e avevamo detto correttamente che se ci fosse stato questo problema non avremmo potuto aprire. Le mamme hanno incontrato la Presidente della Municipalità, sono state qua nei giorni di festa per cercare di capire come era la soluzione e per avere anche loro, diciamo, una certezza che il 9 potessimo riaprire le attività. Presidente, qualora si verificasse questa promessa del Comune e riuscisse ad andare fino al 31 gennaio, qual è il futuro poi che aspetta questa istituzione, ma anche tutte le altre dell'UNEBA? Beh, il futuro è che attualmente, se queste cose andassero in porto, noi arriviamo fino a giugno. Il futuro potrebbe essere solo che il Comune di Napoli faccia una cessione di credito verso tutte le situazioni sociali che in questi anni, perché oramai in questi 3 anni il sociale a Napoli è andato avanti solo sulle spalle del terzo settore, il quale è tutto praticamente impegnato nei confronti delle banche, perché come noi ci stanno tutto il resto delle strutture del terzo settore su questa situazione. Io ho letto ieri in un'intervista rilasciata dall'assessore D'Angelo che loro ipotizzano che entro un anno riescono a risolvere la situazione. È vero, noi ce l'auguriamo, perché altrimenti significa che nell'arco di 6 mesi la città in effetti non avrà più una risposta di un terzo settore, non potendo più andare avanti senza fondi. Quindi la situazione comunque resta almeno temporaneamente drammatica rispetto a questa situazione, perché poi in effetti abbiamo conosciuto altri istituti che hanno la stessa situazione. Noi confidiamo nell'impegno dell'assessore D'Angelo, perché siamo sicuri e crediamo che lui è a conoscenza di tutte queste situazioni e che in questi mesi si impegnerà per cercare di risolverli, perché altrimenti veramente nell'arco di 6 mesi lui sarà assessore di una situazione in cui il sociale a Napoli non avrà risposte operative. Petrazzuolo Giovanna, signora, voi siete la rappresentante di tutto il gruppo delle mamme dei bambini che stanno in questa fondazione. Avete partecipato insieme alle altre mamme alle riunioni che si sono fatte qui con l'assessore e via di seguito. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale che noi c'è dalla parte delle mamme che stiamo combattendo per non far chiudere questa struttura del semiconvitto, perché è un diritto che ai nostri figli ci attoccano, come altrettanto dicono che è un diritto di andare a scuola. Questo è tutto giusto, come è un diritto di andare a scuola è un diritto anche che i nostri figli vengano nel semiconvitto, perché nel semiconvitto i nostri figli svolgono i compiti e fanno anche altre attività a livello di pittura e a livello anche di altre cose. Noi mamme siamo signore che andiamo a lavorare, quindi a noi il semiconvitto è una cosa che ci va incontro per le mamme e per i nostri figli, per non farli stare in mezzo a una strada, perché i nostri figli quando escono dalla scuola vengono in semiconvitto e i tutor fanno vedere i compiti e poi non solo, li vengono a prendere per accompagnare a scuola e li vanno a prendere loro, perché noi, io ripeto, sono una mamma che lavoro, ho 4 figli, come studio una 5ª elementare, non ho, che sono diplomata, e allora se i nostri figli non devono stare in mezzo alla strada, per noi questo è un buon principio che i nostri figli seguono, che devono venire al semiconvitto. Se poi questa cosa che viene chiusa, noi i nostri figli non li mandiamo neanche a scuola. Questo l'avete detto, signora, alla Presidente della Municipalità, mi diceva prima che l'avevate incontrata, all'assessore? Sì, abbiamo detto sia ai servizi sociali e sia alla Presidentessa Anna Cozzino. Abbiamo detto se il semiconvitto viene chiuso, che non è un diritto, non è un diritto neanche che i nostri figli vanno a scuola. Voi perché non avete la possibilità di seguirli materialmente, i vostri figli? È perché io vado al lavoro, torno verso le 4, le 4 e mezza, e bambini, cioè, quando io sto al lavoro sto con il pensiero sicuro che quando escono dalla scuola i tutor li prendono dalla scuola e li portano nel semiconvitto e ritornano a casa allora alle 5 e mezza, e io ho un pensiero sicuro che i miei figli non stanno in mezzo alla strada e seguono le loro attività nel semiconvitto. Quindi se dovete seguire i vostri figli, se chiude la fondazione non potete andare nemmeno più a lavorare?
Sì, non posso andare neanche al lavoro, ovviamente, perché poi dopo come si fa ad affrontare che i bambini non sanno dove andare? Un appello lo volete fare alle istituzioni, al sindaco di Napoli, perché non possa chiudere questa fondazione? Io voglio dire da mamma, come ripeto, che ho 4 figli, io penso che... Tutti e 4 in questo istituto? Tutti e 4 in questo istituto, i quali sono 3 gemelli e anche il fratellino, in quale noi preghiamo veramente a chi ci segue, a chi ci sta ascoltando, che noi cerchiamo una carità, che è una cosa che attocca, è un diritto che attocca ai nostri figli.